Questa sera l'obiettivo di Piero da Saronno ci porta in una interessante rassegna che da qualche giorno è già aperta, qui nel Collegio Arcivescovile, nel Salone di Ricevimento, una rassegna che illustra un percorso davvero singolare, con qualche sorpresa anche inedita per quanto riguarda alcuni personaggi della storia saronnese. Alludo al fatto, alla rassegna, con il titolo appunto «Guardare i promessi sposi con gli occhi di un saronnese». Ci accompagna in questa visita guidata, il curatore della mostra, il professor Stefano Motta, che è insegnante del Collegio Arcivescovile di Saronno, che appunto ha curato tutta l'edizione di questa rassegna che è qui esposta, ricordo per chi fosse interessato per visitarla, che sarà aperta fino al 3 di giugno, sì. Mi pare. Quindi c'è ancora tempo sufficiente per qualche curioso saronnese che vorrà vedere questa bellissima esposizione di disegni del personaggio che in qualche momento, adesso noi come servizio di Piero d'Avellini, vogliamo in qualche modo rivelare a tutti i saronnesi, perché in un certo senso è stata una vera sorpresa scoprire che un saronnese ha letto e interpretato I Promessi Sposi. I Promessi Sposi sono un testo che nella memoria scolastica di tutti, non c'è bisogno di presentazione. Il fatto che Giacomo Mantegazza, pittore saronnese, di cui ci parlerà più ampiamente adesso collega Motta, sia stato un illustratore di un'edizione, veramente è una cosa di grande rilievo per la storia della città. Allora Stefano, chi è questo Giacomo Mantegazza? Sulla vita di Mantegazza non ci sono notizie certissime, se non qualche aneddoto legato alla sua prima adolescenza. È nato a Saronno nel 1853 ed è morto a Cernobbio nel 1920, dove è sepolto. E alcuni racconti narrano della sua iniziazione giovanile alla pittura. Si racconta, per esempio, che da ragazzo passasse molto tempo in santuario e curiosasse i pittori, i turisti stranieri che venivano per riprendere gli affreschi di Ferrari, gli affreschi di Luini, e gironzolasse volentieri attorno ai loro cavalletti tentando di rubare loro un po' il mestiere. Nell'aneddotica biografica si fa risalire a questi primi inizi la vocazione sua pittorica. Sappiamo che poi studiò a Brera, fu allievo dell'Induno e di altri importanti pittori dell'epoca, e poi fu un pittore abbastanza quotato, probabilmente più un pittore da cassetta che un iniziatore o un innovatore. Molti suoi dipinti ornano le case milanesi, alcuni suoi quadri sono esposti al Museo del Risorgimento a Milano e molti sono ancora notevolmente quotati nelle aste londinesi, a Sotheby's per esempio o da Christie. Fu un pittore dal tratto molto efficace e anche abbastanza facile, a onor del vero, però gli acquerelli che lui realizzò per l'edizione dei Promessi Sposi sono una scoperta straordinaria. Ecco, mi sembra che questa è veramente la notizia un po', come dire, clamorosa. Un saronnese, per certi versi, solo per gli addetti lavori, conosciuto nel mondo della storia dell'arte, che invece cerchiamo anche attraverso questo servizio di restituire all'attenzione della città. Un saronnese che, dicevo, come diceva il collega, attraversa un po' la storia della pittura tra 800 e primo 900 e si è imbattuto, partecipando appunto a un concorso di cui ci dirà di più adesso Stefano, si è imbattuto appunto nella possibilità di illustrare, di interpretare il grande romanzo manzoniano. Come Mantegazza intercetta il grande concorso per illustrare I Promessi Sposi? La data che dobbiamo tenere sott'occhio è il 1895. La casa editrice Oepli di Milano festeggia i 25 anni dalla sua fondazione e il presidente, patrono, il commendatore Ulrico Oepli, decide di indire un grande concorso per realizzare un'illustrazione, un'edizione illustrata di gran pregio del romanzo manzoniano. Non sono passati tantissimi anni da quando Manzoni ha realizzato la sua edizione definitiva, tuttavia dopo il 1840 il mercato librario è stato invaso da altre edizioni di scarso pregio, per lo più vendute come romanzi d'appendice a fascicoli, e quindi il romanzo di Manzoni era già stato consumato figurativamente ed era necessario tentare di rileggerlo sotto una chiave molto più nobile. Il commendatore Oepli indice questo concorso, mette in palio 9.000 lire, che per l'epoca e per un pittore non erano affatto pochi. E il concorso stabilisce alcuni criteri. Ogni pittore che volesse concorrere deve realizzare due tavole su due capitoli espressamente indicati dalla commissione e dalla giuria che poi valuterà questi dipinti e portarli poi a Milano perché vengano valutati. Concorrono, si interessano a questo concorso alcuni dei più grandi pittori dell'epoca, in particolare due nomi. Uno è quello di Gaetano Previati, che poi vinse. All'epoca era ancora giovane, non era ancora il pittore affermato che tutti conosciamo, e si
appassionò molto a questo concorso, tant'è che si indebitò anche, noi abbiamo notizie di questa sua passione attraverso le lettere che scrisse al fratello, per poter andare e soggiornare diverse settimane sui luoghi manzoniani a Lecco, ad Acquate, a Olate, per vedere con i suoi occhi i presunti luoghi manzoniani, poi sappiamo tutti che ci sono due chiese di Don Abbondio, due presunte case di Lucia. Insomma, lui preferì soggiornare per respirare quell'aria perché, secondo lui, questo lo avrebbe favorito poi nella scelta dei giurati. E lo scrive esplicitamente, nelle sue lettere ci sono accenni anche molto polemici a presunti maneggi fatti da altri pittori. Cita anche Mantegazza e lo cita in verità come un presunto intrallazzatore. Concorse Giovanni Fattori, che all'epoca era già un pittore affermatissimo, non lo fece in verità con grande verve, e concorse il nostro Giacomo Mantegazza. La cosa curiosa è che non realizzò soltanto le due tavole che vennero richieste dal concorso, ma in realtà noi abbiamo un corpus notevolissimo di tavole di Mantegazza. Non si è ancora capito se lui le abbia realizzate prima, in occasione del concorso, dopo, o se queste tavole fossero parte di un cammino che lui personalmente aveva già condotto di analisi del romanzo, o se lui stesso avesse in previsione di vendere o di proporre queste sue illustrazioni a un'altra casa editrice per un'altra opera illustrata. Sta di fatto che Mantegazza non vinse in concorso, non si hanno notizie se sia arrivato secondo, terzo, quarto, perché poi gli archivi Oepli sono andati per lo più distrutti nei bombardamenti della guerra e quindi abbiamo notizie vaghe. Sappiamo che non vinse, perse le 9.000 lire del premio, e soprattutto le tavole di Mantegazza si persero in giro per la Lombardia e per il mondo. 8 di esse furono pubblicate qualche anno dopo in un'altra edizione dei Promessi Sposi curata dalla casa editrice Vallardi, e questo fino a pochi anni fa è l'unica traccia dell'esistenza del corpus di Mantegazza fino alla riscoperta attuale. Ecco, quindi un artista che veramente è passato un po' sottotono, sottotraccia rispetto a quelle che sono anche le vicende cittadine. Forse vale la pena ricordare, io personalmente che qualche volta mi occupo così in modo dilettantesco di ricerca storica, solo nell'occasione di questa rassegna ho scoperto una cosa che è sotto gli occhi di tutti a Saronno, ma che forse non avevamo mai notato. In santuario esistono due affreschi di Mantegazza, perché nella cappella della Deposizione del Cristo, la famosa compianto sul Cristo morto di Andrea da Milano, nella cappella sul lato destro dell'altare del santuario, ci sono due affreschi sulle pareti che sono come un'ambientazione scenografica teatrale di quella che è la scena del Cristo morto. Quindi invito i saronnesi, se ancora non l'avessero fatto, a rivisitare il santuario osservando con particolare attenzione appunto questi due affreschi di Giacomo Mantegazza, che rappresentano da una parte il Cristo crocifisso alla colonna e dall'altra Lecce Homo. Quindi in città ci sono segni della presenza di questo artista, che però appunto nel suo percorso artistico si è un po' disperso. Come è stato possibile, una specie di caccia al tesoro, per ricostruire il corpus dell'illustrazione delle tante tavole dei Promessi Sposi? Come si è proceduto? Come tu sei intervenuto in questo tipo di lavoro di ricerca? Sì, prima vorrei citare una curiosità. Quando si va in santuario e si guardano questi due affreschi, manca del tutto la firma di Mantegazza, perché negli anni questi affreschi sono stati un po' vituperati o comunque considerati un'opera spuria rispetto all'impianto iconografico complessivo del santuario, e la sovrintendenza ha sempre cercato in qualche modo di occultarli, per cui il contorno di questi affreschi è stato coperto in anni passati, non si hanno neanche notizie di questo, è stato coperto con del cemento, è stata costruita attorno una finta cornice dorata e probabilmente questa mano di cemento ha coperto la firma di Mantegazza. Si è sicuri che siano di sua mano perché nell'archivio del santuario di Saronno si conservano due documenti, uno è una nota di pagamento al Mantegazza e uno è un biglietto di circostanza di Mantegazza che ringrazia di questo fatto. Tra l'altro la città di Saronno è economicamente ancora debitrice a Mantegazza, perché in questo fogliettino il responsabile della fabbriceria del Duomo dell'epoca, che era l'ingegner Minoretti, ricorda a Mantegazza che la fabbriceria non possiede
tutti i soldi necessari a pagare la sua opera e chiede di scontargliene una parte considerevole, promettendo che questo suo sconto gli verrà accreditato come merito per la vita futura. Mantegazza ringrazia e se ne fa una ragione. Benissimo. I tempi di crisi non sono solo quelli odierni, ma ci sono anche meriti come dire, precedenti nel passato. Ecco, torniamo al discorso della collezione, della rassegna delle tante tavole di Mantegazza. Chi si è fatto carico di questa caccia al tesoro e in che modo tu hai avuto modo di partecipare a questo lavoro? La scoperta è avvenuta per una circostanza fortuita, casuale, di quelle che poi sono le cose più belle che capitano nella vita, perché mi sono imbattuto in Paolo Cattaneo, che è un editore di Oggiono, stampa libri di storia del costume lombardo, di storia della Brianza, un'opera molto pregevole in molti volumi, e lui ha raccolto negli anni nelle case d'asta, nei mercati antiquari, queste tavole, questi acquerelli di Mantegazza, senza in verità, mi confessava, molto amabile sentirlo raccontare questa avventura della sua caccia al tesoro, mi confessava di aver raccolto questi acquerelli semplicemente perché l'ambientazione gli ricordava le sue zone, Lecco, ed era in qualche modo collegata ai Promessi Sposi, ma senza un criterio organico di raccolta, salvo poi scoprire nella famosa mostra che venne tenuta alla biblioteca di Via Senato qualche anno fa sul Manzoni Illustrato, che la biblioteca di Via Senato possedeva 22 tavole, 22 se non ricordo male, tavole del Mantegazza, e quindi questo ha subito elevato a un livello di importanza molto più alto questi acquerelli che lui possedeva. E si accorse che in realtà il corpus vero della vicenda lo possedeva lui, cioè le tavole che illustravano gli snodi fondamentali, l'incontro di Don Abbondio con i Bravi, il matrimonio di Renzo Lucia, la conversione dell'innominato, erano in mano sua. Per questa ragione ha chiesto alla biblioteca di Via Senato la possibilità di riprodurre queste tavole e ne ha realizzato un'edizione pregevolissima dei Promessi Sposi, inframmezzandola con queste tavole. La cosa molto sorprendente è vedere come abbia lavorato Mantegazza, perché le tavole, che poi vedremo, sono dei singoli fogli, capitolo per capitolo, sui quali Mantegazza riproduce l'intestazione del capitolo, un capolettera e un paio di scene clou del capitolo. E se si potessero mettere in sinossi tutte le tavole di Mantegazza con tutto l'impianto iconografico chiesto e progettato da Manzoni in collaborazione con Gonin per l'illustrazione della Quarantana, si vedrebbero cose molto interessanti. Per esempio, Mantegazza molte volte ricalca alcuni stilemi già affermati da Gonin. I capilettera, per esempio, le intestazioni sono una chiara imitazione. Questo non lo dico per svilire l'opera di Mantegazza, perché poi in realtà c'è qualche sottile tratto che le reinterpreta, sono una chiara emulazione, diciamo così, di alcune immagini realizzate da Gonin. Le scoperte più belle sono là dove Mantegazza si discosta dalle illustrazioni che erano già state realizzate per la Quarantana, perché lì troviamo un tratto morbidissimo, un certo accenno di patetismo, se vogliamo, che però le rende splendide, veramente belle. L'altra cosa molto interessante e avvincente è il fatto che questa caccia al tesoro è ancora aperta. Il corpus di Mantegazza non è completo, non è completo per diverse ragioni. La prima, dovuta al suo modo di lavorare, è che su queste tavole si alternano disegni ad acquerello, disegni a china, semplici schizzi. Alcune volte i ritratti sono inseriti in una cornice, altre volte sono in libere campiture, e quindi si ha la sensazione di un lavoro ancora in fieri. E l'altra ragione è che il corpus è ancora incompleto, perché alcuni capitoli non hanno del tutto tavole illustrate, e visto la gran mole di lavoro che egli realizzò, appare inverosimile che abbia trascurato alcuni capitoli. La caccia al tesoro di Paolo Cattaneo continua. Recentemente sono state riscoperte e pubblicate altre tavole in Puglia, in Canton Ticino, perché, come si diceva, i pittori, probabilmente lo stesso Mantegazza all'epoca usò queste tavole o queste illustrazioni come forma di regalo, baratto, compenso. Marketing forse anche della sua attività, potremmo dire, in qualche occasione. Anche marketing, per cui noi le abbiamo sparse nelle case di tutta Italia, magari anche trascurate, magari qualcuna è anche a Saronno, senza che nessuno lo sappia.
È possibile però almeno quantificare l'ordine di grandezza a quanto ammonterebbe forse la totale illustrazione di tutto il romanzo, secondo quelle che sono appunto le vostre ricerche e gli studi che ha fatto appunto l'editore Cattaneo, per capire qual è la consistenza di questo percorso illustrativo del Mantegazza? E in termini quantitativi l'edizione di Mantegazza si colloca come la terza edizione illustrata dell'Ottocento, in termini di numeri, e superiamo le 400 illustrazioni potenzialmente. 400 illustrazioni non significa 400 tavole, certo, perché come ho detto prima molte vignette sono accorpate sulla stessa tavola, però l'ordine di grandezza è questo ed è una cosa notevolissima. Benissimo. La mostra dei Promessi Sposi visti dagli occhi di un saronnese è stata anche una ghiotta occasione, merito in questo caso sempre di Stefano Motta, l'insegnante del collegio, che è riuscito a recuperare alcune edizioni storiche dei Promessi Sposi, al di là di quella che è stata appunto l'interpretazione figurativa del Mantegazza. È stato possibile, e sono appunto esposti qui nella rassegna, alcune edizioni ottocentesche molto importanti. Diciamo che le immagini che potete vedere sono relative alla famosa edizione quarantana, quella stampata appunto nel 1840, di cui ci dice qualche cosa appunto Stefano. La storia di questa edizione è molto curiosa. Il merito in parte è dovuto alla seconda moglie di Manzoni, Teresa Borri Stampa, la quale insistette molto con il marito perché lui realizzasse un'edizione di pregio che gli permettesse in qualche modo di recuperare tutti i soldi che dal 1827 in poi gli erano sfumati sotto il naso, non perché glieli avessero sottratti, ma perché all'epoca non esisteva ancora la legge sulla tutela del diritto d'autore, per cui dopo l'edizione del 1827 il mercato librario in Italia fu letteralmente riempito da edizioni pirata del romanzo, illustrate anche da illustratori di cattiva mano che per lo più travisarono le scene clou della vicenda, e Manzoni ne ricavò un grande danno perché la sua edizione del 1827 rimase unica e il romanzo circolava. C'è una lettera del Granduca di Toscana che dice a Manzoni di aver trovato copie dei Promessi Sposi persino nelle bettole, circolava nelle osterie in mano a tutti, dal popolo ai nobili, senza che Manzoni ne ricavasse un granché, se non il fastidio di vederlo rovinato da edizioni di pessima mano. Per questa ragione sua moglie insistette molto e lo convinse a riprendere in mano il suo romanzo, lui aveva già in mente di correggerne la lingua, e realizzarne un'edizione che, a loro dire, avrebbe dovuto essere incopiabile. In realtà non fu così. Manzoni usò questo, credette di trovare questo stratagemma per rendere l'edizione irriproducibile. Volle inframmezzarla con illustrazioni di gran pregio perché copiare, all'epoca non esisteva il copia e incolla di Word, bisognava comunque intervenire in tipografia o riprodurre la lastra intera o agire sui caratteri mobili, però riprodurre lo scritto era abbastanza facile, riprodurre l'immagine no, sarebbe stata una procedura molto costosa, per cui lui scelse di inframmezzare la sua edizione con delle illustrazioni e delle vignette che lo tutelavano da una parte dalla possibilità di riprodurre questa copia, dall'altra avrebbero fornito finalmente ai lettori l'immagine dei personaggi dei Promessi Sposi così come lui li aveva pensati e così come lui con i suoi occhi li vedeva. La cosa curiosa, per esempio, è confrontare le immagini di dell'incontro tra Don Abbondio e i Bravi, delle edizioni che chiamiamo pirata, antecedenti la quarantana, dove si vede Don Abbondio che è di volta in volta alto, basso, magro, grasso, biondo con i capelli lunghi, spavaldo, giovane, vecchio, finché finalmente Manzoni non decise di rivelare a tutti che il suo Don Abbondio era così, come lo vediamo nella quarantana. Questa edizione venne pubblicata a fascicoli, a dispense di 2 fascicoli per ciascuno, per un totale di 108 fascicoli, venne poi rilegata e fu una debacle dal punto di vista economico. Manzoni investì 80.000 lire, ne ricavò 40.000. Inizialmente pensava di tirarla in 5.000 copie, poi il costo delle matrici di stampa, il costo degli impianti e delle illustrazioni lo incoraggiò a farne da subito una tiratura di 10.000 e 5.000 rimasero invendute. Abbiamo parlato durante il nostro servizio di quella che è stata l'edizione dell'editore Cattaneo di Lecco, che appunto ha saputo raccogliere e riproporre le tavole del Mantegazza. Adesso sarà possibile, così con una mano sapiente che sfoglia il volume, trovare alcune delle immagini appunto che corredano questo volume della Cattaneo di Lecco. Cominciamo con il frontespizio, che chiaramente è l'incipit del romanzo.
Ecco la classica immagine della Lucia Mondella, la protagonista del romanzo, con quel suo sguardo un po' da Madonnina infilzata, come si dice in qualche pagina appunto del testo. Un'altra classica immagine dell'illustrazione dei Promessi Sposi è il tormentato incontro di Renzo e Don Abbondio, quando il giovane promesso sposo scoprirà che quel giorno il matrimonio è andato a monte e scoprirà successivamente che è la prepotenza di Don Rodrigo che ha orchestrato tutta questa vicenda. In questa tavola si può notare come il ciuffo bianco dei capelli che esce dalla papalina di Don Abbondio, quelli che Manzoni descrive come cespugli ricoperti di neve, sia stato ritoccato già dal Mantegazza in sede di acquerello con del bianco, era biacca di piombo, e questo lascia pensare che Mantegazza avesse già sottoposto i disegni a una fase preparatoria per la stampa, perché la stesura della biacca di piombo su alcuni particolari serviva per contrastare poi maggiormente i disegni in fase di stampa e far emergere di più i chiaroscuri. C'è un'altra illustrazione in cui questo trattamento è molto efficace e che abbiamo già visto prima, è quella della discesa dei Lanzichenecchi lungo la Valsassina, in cui il vello delle pecore risplende agli ultimi raggi del sole ed è tutto ritoccato con dei brevi tratti di bianco. Anche alcune intestazioni dei capitoli, capilettera, possono svelare qualche particolare sia nella stesura delle illustrazioni che nella volontà dell'autore. Ce ne dà qualche saggio appunto, come sempre, Stefano. Mostro il capitolo 10 perché è un capitolo a cui sono molto affezionato e in questa occasione si vede quello che dicevamo prima, cioè Mantegazza ha tentato di emulare e ricalcare l'impianto iconografico stabilito da Manzoni per la Quarantana. In particolare questa intestazione con il serpente che tenta di avvolgere nelle sue spire una colomba e questo capolettera con la rosa che si intarsia in mezzo alla V, sono identici a quelli previsti da Manzoni per il capitolo 10 della Quarantana. In questo capitolo c'è il lungo flashback sulla vicenda della giovane Gertrude costretta a monacarsi dal padre per salvaguardare l'eredità familiare. In particolare il capitolo paragona la vicenda della giovane Gertrude a quella di un giovane fiore che si abbandona mollemente sullo stelo e che la volontà ferrea del padre coglie senza salvaguardare questi momenti di libertà. E come si vede bene in questa V, il fiore e l'impianto floreale non è semplicemente esornativo, ma è tutt'uno con la narrazione. Una particolarità c'è su questa intestazione invece del serpente che avvolge nelle spire la colomba. Nella Quarantana essa ritorna più volte in occasione di tutti quei capitoli in cui il male sembra prevalere sul bene nel dipanarsi della vicenda manzoniana, in particolare quando Renzo per esempio viene catturato a Milano, oppure quando sfuma molto prima il tentativo di matrimonio a sorpresa e quindi Renzo, Lucia e Agnese sono costretti ad allontanarsi da Renzo, da Acquate, dal loro paese, e sembra che il male l'abbia vinta sul bene, con una rappresentazione allegorica del serpente come le forze diaboliche e della colomba come le forze del bene. Ecco, credo in conclusione di poter dire che forse siamo riusciti a suscitare un po' di curiosità negli spettatori saronesi di Piero da Saronno, appunto mettendo in luce alcuni particolari che meritavano sicuramente un'annotazione. C'è qualche cosa da aggiungere, Stefano, un pensierino finale? Forse si pensa che questa rassegna possa avere una qualche altra destinazione? Forse state pensando a un'esportazione? Ma sì, noi abbiamo pensato questa mostra anzitutto per i nostri ragazzi e per gli alunni delle scuole, perché i Promessi Sposi vengono letti, studiati, odiati. Noi abbiamo intitolato questa mostra Guardare i Promessi Sposi per suggerire che c'è un approccio diverso al romanzo e entrando dentro queste illustrazioni, sedendosi di fronte e osservandole con calma, si scopre che questo romanzo, che pure è stato sviscerato da fiumi di pagine critiche, ha ancora e sempre qualcosa da dire anche a chi crede di conoscerlo benissimo. E sfogliare queste pagine e guardare queste illustrazioni porta a scoperte sempre nuove anche a chi ci vive con questo romanzo e crede di conoscerlo da anni.